Ecco, lei si trova qui, ma non è la sua edicola. No, non è la mia edicola, è della mia collega Laura. Perché è qua? Perché è ammalata, ha bisogno di tempo, tanto tempo, per recuperare. Improvvisamente si ammala e così, per evitare la chiusura dell'edicola, arriva una collega, ma soprattutto amica, per mandare avanti l'attività. Un bellissimo gesto di solidarietà che arriva ad Arezzo. Solidarietà perché voglio bene alla persona. È nata spontanea, lei farebbe la stessa cosa. Tutto è iniziato circa un mesetto fa, quando Laura, titolare della rivendita di Trento Trieste, è stata colpita da un grave malore. I suoi familiari hanno così contattato Corinna, che invece ha un'edicola in piazza Giotto. La richiesta era quella di farle chiudere la rivendita almeno per il momento, ma Corinna non ci ha pensato due volte e ha deciso di mettersi dietro al bancone per portare avanti l'attività della collega senza volere nulla in cambio. La chiamata dai familiari che devo chiudere l'attività per mettermi in contatto con l'agenzia di distribuzione di Siena, perché non è semplice. Li ho chiamati per non fare arrivare la merce il giorno dopo, e dopo invece con il figlio ci siamo messi d'accordo e lui rimane in piazza Giotto a gestire l'edicola e io su a Trento Trieste. Sì, perché fondamentalmente al giorno d'oggi molti tendono a fare il loro, invece noi, un po' per la Laura, perché bene o male 20 anni che la conosciamo, abbiamo detto non facciamola fallire e aiutiamola. Da circa un mesetto così Corinna ogni giorno apre l'edicola della collega. A gestire la rivendita di piazza Giotto invece ci pensa suo figlio. Per ora teniamo duro e speriamo nella Laura che si rimetta.